Cari amici che ci seguite da casa, oggi il nostro saluto vi giunge da Mongiovino, un piccolo paese arroccato nei pressi di Tavernelle, provincia di Perugia. Nonostante il tempo inclemente, siamo qui per mostrarvi le bellezze di questo posto, ma non solo. E infatti alle mie spalle noterete il santuario mariano voluto con molta passione dalla famiglia Borgia nel 1500, che incaricò dei lavori al suo interno il Bramante. Ma non siamo qui per parlarvi di arte religiosa, tantomeno per parlarvi delle pessime condizioni meteorologiche che ci assistono, ahimè. Siamo qui per portarvi nel mondo dell'arte, l'arte contemporanea. E infatti, proprio nel borgo del castello di Mongiovino è stata allestita una mostra d'arte contemporanea e noi con le nostre telecamere la visiteremo per voi. E finalmente siamo giunti all'interno di questa splendida location storica che vedrà l'avverarsi di un matrimonio dell'arte, l'arte contemporanea che si miscela profondamente con questa tenuta storica rinascimentale qui nell'antico borgo di Mongiovino. Ma non voglio anticiparvi nulla, facciamocelo dire da diretti interessati, seguitemi. E finalmente siamo qui a conoscere l'organizzatrice di questo splendido evento, se mi permetti, Alessandra Palel, la quale ha curato per intero questa mostra con grandi sacrifici ma anche con un grande successo di pubblico, come abbiamo avuto l'opportunità di vedere. Alessandra. Sì, sono la presidente dell'associazione Oxygen, è un'associazione che propone una formula innovativa, una formula itinerante alla scoperta delle dimore storiche, volendo creare un ponte tra la convivialità e l'arte. I fini della vostra associazione, Alessandra, dell'associazione Oxygen, quali sono? È quello sicuramente di avvicinarci sia ai talenti emergenti, sia ai artisti consacrati, ma più che altro di far emergere l'artista che ognuno c'ha dentro di sé. Sappiamo che questa mostra si intitola Artisti senza frontiere e ci domandavamo perché, Alessandra. Perché l'arte, il suo ruolo intrinseco, il suo ruolo fondamentale è proprio abbattere le frontiere, abbattere i pregiudizi, avvicinare le persone. Ecco, è una cosa in cui io credo tantissimo e tutti gli eventi che praticamente la nostra associazione crea, il filo conduttore è questo. E il rispetto dei diritti umani, vabbè, senza scomodare diciamo i maxi sistemi, però abbiamo bisogno, specialmente nei tempi, i tempi di oggi, i tempi difficili, proprio credo che l'arte può essere una porta per avvicinarci. La mostra che andremo a vivere oggi, come la possiamo definire secondo te, che sei colei che l'ha organizzata? La definirei un viaggio. Come dicevo all'inizio, un ponte tra il passato e il futuro, un sogno. Antiche mura, dai tempi di Borgia poi, e gli artisti che ci deletteranno con le loro opere, che ci proietteranno in un futuro possibile, un bellissimo futuro possibile. Alessandra, se ti chiedessi di regalarci un'istantanea tematica di questa mostra, cosa mi diresti? Allora, direi due cose. Una citazione di Proust, che è la mia preferita, che il vero viaggio non è vedere nuove terre, e avere nuovi occhi. E la seconda, se mi posso permettere, a fare una citazione della mia presentazione dell'associazione, che sarebbe contempliamo un ponte tra la riscoperta dei antichi insegnamenti proiettati nel frenetico mondo odierno e l'intrepido sognante futuro che sta a noi dipingere. Alessandra, la tua passione per l'arte contemporanea, da dove nasce, come nasce? Ti sorprenderò questa volta, Stefania, perché prima di tutto conosco belle persone e mi nutro, belle persone come voi. Grazie. Alessandra, penso che adesso sia giunto il momento di iniziare questo viaggio nell'arte, che ne pensi? Sì, Stefania, incamminiamoci così conosciamo gli artisti e le loro opere. D'accordo. E ora la linea alla nostra Jacqueline Vargas, che è qui nella sala accanto con altri artisti. Qui abbiamo una delle sue opere da poco presentate a settembre per la giornata della schiavitù. Ci può parlare riguardo questa iniziativa in cui lei ha partecipato? Bene, ho partecipato con molto piacere a questa iniziativa del 28 settembre su richiesta di alcuni amici
africani. E l'opera si chiama Mamma Africa ed è una natività appunto africana, però con delle reminiscenze riguardanti alla schiavitù. È un'opera di facile lettura. La tecnica è un brevetto che è stato maturato in 2 anni ed è applicato quindi a tutte le mie opere. Il brevetto è depositato presso la Camera di Commercio. Da poco lei organizzerà Mosaico di Pace, che inizia il 19 dicembre, in cui saranno presenti diversi artisti di tutto il mondo. Questa sarebbe la 8ª edizione. Come si sta preparando per questo 19 dicembre, per l'inaugurazione di questo Mosaico di Pace? Beh, in realtà è tutto pronto, avremo 10 nazioni, pittori che verranno da tutto il mondo, da tutta Italia, diverse forme d'arte, artisti emergenti, artisti professionisti, e il paese di Corciano ci aspetta e quindi noi aspettiamo tutti voi. Siamo qui con lo scultore perugino Daniele Covarino. Daniele, vorresti spiegarci un attimo come ti sei appassionato all'arte? Io sono nato come artista, possiamo dire, sì, perché è venuto naturalmente dentro di me. Veramente all'inizio mi ero cimentato nella pittura, ma poi nel tempo ho cambiato e ho trovato la strada della scultura, perché ho scoperto che la scultura esprimeva meglio quello che io avevo dentro. Io sono sempre stato molto attratto soprattutto dal mondo, per esempio, dell'organico, che rappresento nelle mie sculture, nelle mie forme. E come si può vedere, le mie forme ricordano appunto forme naturali di animali, tipo i vermi, tipo animali monocellulari, animali che sono comunque della terra, che vengono dalla terra. E infatti, come le mie sculture sono fatte tutte quante di terracotta con l'antica tecnica del colombino, e che vengono costruite a colombino, mettendo insieme appunto delle forme di argilla una sopra l'altra per costruire proprio queste mie forme organiche. Da quando ero piccola, da quando ero bambina, che disegnavo, e dopo, nel passare degli anni, questa cosa è diventata sempre più grande, fino a quando ho avuto l'opportunità di frequentare dei corsi di pittura ad olio e pittura su ceramica ad Eruta. E dopo ho potuto aprire il laboratorio, che ormai sono quindi 14 anni, insomma, quindi pian piano si è evoluta anche la mia decorazione. Ricerca, innovazione, progettazione, perché io comunque disegno, anche se invento direttamente, però mi piace anche progettare e disegnare l'oggetto che vedrò finito. Quindi alla base c'è sempre il disegno, la tecnica, la passione. Allora, ho scelto la ceramica perché era un materiale che ancora non avevo lavorato. Questi sono come puoi vedere, i miei 2 primi ritratti sulla ceramica. Ho fatto Nelson Mandela e ho fatto Gandhi perché ritenevo di perderci tempo su dei personaggi che hanno dato tante per l'umanità, dunque valeva la pena che perdevo tempo a fare dei ritratti per loro. Dunque ho fatto questi 2 e sono soddisfatto e sono venute bene per un primo lavoro. Come molti artisti, spesso nella vita uno fa sul serio, però degli avvenimenti, della sofferenza ti porta a curarti un po', facendo, praticando un'arte, la musica. E dunque, una fase depressiva, mi sono messo a fare questi quadri e dentro l'albergo dove residevi, dentro un albergo, e stavo da solo, e dunque mi era stata regalata una scatola di colori, ho fatto i primi quadri, e lì un industriale importante della zona, posso anche fare il nome, che devo ringraziare per sempre, Lorella Pedicone, dell'As Mobile per Office di Tortoretto Lido, mi hanno acquistato una serie di quadri che era la mia prima mostra, e da lì ho continuato a dipingere. Queste sono le mie immaginazioni, che mi ricordo sempre Africa. Quindi mi piace dipingere donne perché
sono importanti. Quando sono venuto qua, la prima scuola che ho fatto era la scuola libera del Nuda. Quindi lì ho capito che è una cosa importante dipingere la parte, il corpo. Il corpo femminile che ha una bellezza armonica. Bellezza armonica, sì. Niente, questo ho usato sabbia e cemento. E quindi questo quadro presenta, come si vede, amore, quindi ecco lì. Sì, ma il colore bianco e nero, che alla fine non sono colori, è stata una scelta apposita o diciamo lei ha scelto questo a caso? Questa... non lo so, mi è venuto così perché gli ultimi quadri che sto facendo mi piace tanto questi colori, non riesco a capire perché, però così, mi piace così. Allora ho pensato a dipingere alla mia città, al mosso addormentato che sarebbe il carapace, che vuol dire il uomo nudo. Ho usato la carta schiacciata. E poi anche qui, questo è un materiale, quello che si compra, no? Un materiale tipo cemento, qualcosa del genere. Poi ho usato, più ho usato vegetale per fare il ponte, più o meno, e altre cose. E con l'unico scopo di promozionare e promozionare la difesa della natura. Tutti i popoli piccolini dove ci sono posti di sfruttazione e stanno rovinandolo con questi progetti che stanno facendo, violando i diritti umani e tante cose che qualche volta vergogna parlarlo, vergogna e dà tanta pena, la gente non sa come difendersi perché la forza governamentale è tanto forte. A me piace molto il colore perché esprimo con il colore quello che sento, perché la mia arte è un'arte di getto, non è un'arte diciamo prestabilita, cioè stabiliti da certi canoni prestabiliti, insomma. Io dipingo secondo quello che sento al momento. Quindi è una, diciamo, un'arte, se si può dire, di getto, insomma. Io faccio specialmente, se si intendono questi oggetti manuali, cioè di manualità, diciamo, sì, possono essere soggetti per i regali natalizi, oppure per portafortuna, oppure, che ne so, fermaporte, oppure, diciamo, tutti addobbi natalizi, decori natalizi, ecco. E poi, niente, per lo più, ecco, queste cose, alberi di Natale, diciamo, oppure fiori per decorazioni, per mobili o scatole rivestite di stoffa appunto per bijou. Quindi è un'arte poliedrica, lo posso sì, dire? Sì, un'arte poliedrica in effetti, sì, è questa. E qui parliamo di arte a 360 gradi, con My Conch parliamo di poesia. Sì, poesie, racconti leggere, cose semplici. Da dove trae ispirazione My Conch? Più che altro da stati d'animo, da momenti, dal quotidiano, dal vissuto di tutti i giorni, niente di particolare. E riporti sulla carta scritta quelle che sono le tue esperienze o ti ispiri alle tue esperienze che poi trasformi in poesia? A volte è il momento, magari mi sento ispirata per un vissuto, per qualcosa che particolarmente mi affascina e riporto nero su bianco di quello che penso, di quello che voglio poi, magari il messaggio che voglio far passare. Insieme a te sappiamo che in famiglia c'è un altro artista. Ah, il mio fidanzato. Che si chiama? Marco Montagnani, sì. Di cui abbiamo le opere qui, sbaglio? Sì, sì, sì. Lui in realtà ricrea dai materiali, è affascinato dai vari materiali, pietra, ferro, quant'altro, e poi assembla e crea, tira fuori qualcosa. Anche questa sera ha esposto questa opera qui che si chiama Tristezza e l'ha abbinata a una mia poesia. Sì, io lavoro le tarsie in legno, ho ripreso questa tecnica, che era una tecnica rinascimentale di lavorazione del legno.
rappresento le architetture, ripeto, dei paesaggi umbri, dei paesaggi italiani, dei centri medievali, e sono molto interessanti le venature del legno, i colori che vengono esaltati passandoci sopra poi come finitura la cera. E la terzia è una tecnica rinascimentale che è stata sviluppata in quegli anni, e sono famose le terzie del coro della chiesa di San Francesco a Assisi, per esempio, dove vengono rappresentate le figure dei santi, ma la terzia è stata usata anche a Urbino, nei palazzi dell'Urbinate, per esempio. E oggi viene ripresa come tecnica di rappresentazione, dato che esiste la pittura, esiste il disegno, esiste la scultura, ma esiste anche la tarsia, che è una tecnica che sfrutta, ripeto, le venature del legno, la bellezza del legno stesso. Floriano Lagatta, un artista che ci fa sognare, un artista che viaggia e ci ha portato dai suoi viaggi dal Nepal dei quadri per questo evento di questa sera. E domandiamo adesso a Floriano cosa li ispira, cos'è l'arte per lui. Beh, l'arte per me è una liberazione, una sorta di terapia, è un modo di esprimere la parte mia più trascendentale, diciamo, più emotiva. E qui ho dipinto al ritorno dal Nepal quattro quadri, e gli altri invece sono più di fantasia, di immaginazione. E in particolar modo mi ispirano i viaggi, perché nel viaggio c'è sempre una ricerca di qualcosa e al ritorno si riporta un bagaglio di cose che poi magari, ecco, imprimi sulla tela o su qualunque oggetto che crei. Di solito i miei quadri sono sempre molto intimi, nel senso dipingo sempre quello che è il mio profondo pensiero. A volte sono pensieri più dolci e sereni, altri un po' più cupi, però è sempre quella parte di me che non si può spiegare a parole, quindi magari lo riesco meglio a imprimere dipingendo. E parlaci, come mai questa scelta? Per esempio, è bellissima questa donna. Ma le foto vengono un po' a caso, insomma, io vedo il mondo in un certo tipo di angolazione e cerco di mostrare agli altri come, da che angolazione vedo il mondo. Ecco. E la tua opinione sull'arte? È magia, senza arte gireremo come zombie, senza un minimo di ispirazione o altro. Bellissima questa. E come hai cominciato e come ti sei appassionato alla fotografia? I inizi vogliamo saperli. Dunque, avevo una fidanzata che faceva l'Accademia di Belle Arti e doveva dare un esame sulla fotografia, allora l'ho aiutata a sostenere il suo esame, doveva fare un progetto fotografico, allora lì ho incominciato a capire come funziona una macchina fotografica, tutto quello che gli sta dietro, e poi ho incominciato a fare qualcosa di più preciso, di più mirato, e con un grande sforzo catturare quello che veramente vedevo. Allora, il nostro gruppo innanzitutto si è formato perché avevamo una passione comune, anche se sotto diversi aspetti. Ad esempio, io faccio foto, lui crea sculture, poi abbiamo Michela, che è la nostra stilista, e Eleonora, che è la nostra pittrice. Quindi questa passione comune di fare arte ci ha unito e ci ha permesso di creare appunto questo gruppo. E l'arte per noi, diciamo, è un modo per esprimerci, e per quanto riguarda me è un modo per ricordare qualcosa, perché io faccio foto proprio per imprimere la memoria di qualcosa, quindi diciamo per me sono pezzi di memoria e penso che anche per loro sono pezzi di vita vissuta, come per esempio per Michela possiamo dire che ha creato questa linea che le ricorda sia il suo passato scolastico che la sua attuale professione, e quindi diciamo che questo per noi è l'arte. Luca, ho visto che la tua passione è il ferro, vedo dei bellissimi lavori, ci spieghi un attimo come mai questa scelta? Più che una scelta è una memoria, il ferro è memoria, mantiene la piega impressa.
e è facile. Racconta, il mio ferro racconta le storie di vita comuni, che diventano mie e continuano nel tempo. Eleonora, ho visto una bellissima esplosione di colori, parlaci. Allora, per me l'arte è, diciamo, un cammino che ho intrapreso da quando sono piccola, e soprattutto il colore riesce a esprimere un po' quello che sono le mie emozioni e quello che, come ha detto anche Michela, vivo. Quindi magari ci sono dei momenti più particolari della vita in cui ho bisogno proprio di esprimere quello che provo e quei colori. Infatti quel quadro si intitola Passione. E siamo giunti alla fine di questa splendida kermesse dedicata all'arte. L'arte vista e vissuta a 360 gradi. L'arte è rappresentata da questa tenuta storica rinascimentale che si coniuga perfettamente con l'arte contemporanea portata qui da artisti da tutta Italia. Come voi avrete sicuramente notato dalle immagini sapientemente girate e montate dal nostro Alessandro Mastrini. Ma adesso il tempo a mia disposizione è veramente giunto al termine. Non mi resta che salutarvi, ma prima di chiudere con voi questa fantastica ed eccellente puntata dedicata all'arte contemporanea, vorrei fare un saluto speciale ad un uomo che da un giorno è sulla terra. Benvenuto Bruno da Zia Stefania, qui da Mongiovino è tutto.